Abbiamo provato a fare questo esperimento, questo gruppo teatrale, dilettante ovviamente. Ringrazio in prima misura l'ambasciatore e la gentile consorte che hanno voluto onorarci con la loro presenza e anche qualche istituzione, enti e qualche società che ci ha sostenuto per andare avanti, oltre a esserci anche autotassati per questa cosa. C'è quindi l'Istituto Italiano di Cultura in Ankara, l'Istituto Italiano di Cultura in Istanbul, la Bashtash Cimento di Istanbul, la Banca di Roma di Istanbul e la Astaldi. È nato un po' così, un po' come gioco, un po' come divertimento e noi ci siamo divertiti anche se ci siamo parecchio impegnati. Questo è il risultato che è venuto fuori dopo qualche mese di prove, serali, strappandoci alle famiglie che vedo qui, bambini, figli di noi attori dietro. È una commedia un po' paradossale alla Woody Allen. Per cui può succedere un po' di tutto. Se sentite qualche cellulare, però non siamo noi, siete voi che l'avete lasciato acceso. Quindi per favore controllate prima che inizi, perché non siamo previsti, non siamo così bravi e professionisti da poter rispondere in tempo reale alla battuta del cellulare. C'è anche qualche posto, abbiamo lasciato, forse c'è stata qualche piccola defaianza in organizzazione. Sono tutti liberi, adesso potete togliere tutte le varie corde e cordicelle, se ci riuscite, sì. Non fa parte della commedia questo, quindi possiamo andare avanti. Vi ringrazio, spero, ripeto, per noi è stato un grande impegno e anche un divertimento. Abbiamo creato un gruppo, speriamo che la cosa possa andare avanti negli anni successivi, negli anni futuri. E spero che sarà un divertimento anche per voi. Noi ce l'abbiamo messa tutta, anche la nostra involontaria comicità potrà far parte del paradosso, tanto voi il copione non lo sapete, quindi va benissimo. Grazie e andiamo a cominciare. Niente, proprio niente. Cosa? Ma senza senso, vuoto. Il finale. Ma certo, di cos'altro stiamo parlando? Stiamo sempre a discutere del finale. Perché è irrimediabilmente irrimediabile. Lo so, è poco soddisfacente. Poco soddisfacente, dici? Guarda, non è neanche credibile, Patite. Te lo dico io come si fa quando si scrive una commedia. La cosa più importante è proprio il finale. L'importante è trovare un bel finale, d'effetto. Poi vai a ritroso e scrivi tutto il resto. E ci ho provato. E mi è venuta una commedia senza inizio. È assurdo. Assurdo, ma cos'è assurdo? Ma quello che tu dici è assurdo, Epatite. Ogni commedia che si rispetti ha un inizio, ha un centro, ha una fine. E perché? E perché? Perché tutto in natura ha un inizio, ha un centro, ha una fine. E il cerchio, allora? Beh, il cerchio in effetti un inizio non ce l'ha, forse neanche una parte centrale. E a pensarci bene, neanche una fine, è infinito. Però ammettilo, non è nemmeno divertente. Diabete, trova un finale. Fra 2 giorni si va in scena. In scena? Io non vado mica a scena con questa robaccia. Io, per tua norma e regola, ho già recitato qui in Turchia. Ho un pubblico che mi segue, ho i miei fans, ho le mie ammiratrici e loro si aspettano di vedermi in qualcosa di consono alle mie possibilità, adatto alle mie capacità. Io ho una reputazione di attore da difendere. Reputazione tu? Scusami, attore. Posso sommessamente ricordarti che quando ti ho trovato qui in Turchia eri un attore affamato, senza lavoro, alla ricerca di un qualsiasi soggetto. Posso rammentarti che oltre ad averti comprato un vestito nuovo, ho consentito che recitassi nella mia commedia, perché potessi rifarti una verginità lontano dai posti in cui avevi già calcato le scene.
fame. Sì, è vero. Affamato lo ricordo, ecco. Anche senza ingaggi, questo non posso negarlo. È vero anche, dopo le figuracce volevo rifarmi una verginità. Ma ubriacone! Non ho mai detto che eri un ubriacone. Ero anche un ubriacone. Fermo! Ho un'idea. E se il tuo personaggio d'improvviso si facesse coraggio? Sì. Estraesse un pugnale dalla tunica e in un parossismo di frustrazione frenetica si cavasse entrambi gli occhi. Beh, certo potrebbe funzionare, ma è perché non hai mangiato, oggi sono le sinapsi che non funzionano. Quanta ironia! Perché non va bene? Ma è deprimente! Appena il pubblico, questo pubblico lo vedrà e... Lo so, farà quegli strani rumori con le labbra. E tu saresti lo scrittore. Fischi e pernacchie si chiamano. Diavete, ecco, una volta vorrei vincerlo io questo festival. Vorrei vincere il primo premio. E non è per la sconfezione regalo di rache abbinata al concorso. È una questione d'onore. Il problema è il finale. Senti questa. E se nel finale... la regina cambiasse idea, potrebbe essere una soluzione. La regina che cambia idea? Non lo farebbe mai. Ma se il re la convincesse? Ma nemmeno il re lo farebbe. Sai come l'ho tratteggiato, è troppo carogna. Ma allora se l'esercito troiano si arrendesse? Quelli troiani combatterebbero finché crepano. Ma non ha notato che ci hanno fatto di recente un film, anche quelli di Hollywood? Ma allora se Agamennone, senti questa, se Agamennone l'invasore mantenesse la parola data... e lasciasse effettivamente la Troade. Agamennone che mantiene la parola data? Ma non è da lui. Quelli si sentono come i protettori del mondo. E da quando è sparita Sparta, sono rimasti l'unica potenza sulla terra. Fanno ciò che vogliono, ci costruiscono sopra le regole, che sono le loro regole. Ma allora, io pur essendo, come da te tratteggiato, un umile schiavo, potrei all'improvviso prendere le armi, andare sui bastioni. Opporre resistenza e combattere con il sole in viso, il vento nei capelli, alto, bello, biondo. Combattere tu? Ma non è da te. Ma sei un vigliacco miserabile, insignificante schiavo con l'intelligenza di un verme. Ma perché pensi che ti abbia affidato questo ruolo? Ti ho appena proposto sei, li ho contati, sono sei finali possibili. Uno più goffo dell'altro. È la commedia in sé ad essere goffa. Diabete, nei sei finali che mi hai proposto, la nota comune è che l'uomo riesce a riscattarsi in un impeto di orgoglio. Gli uomini nella realtà non si comportano così, non è semplicemente nella loro natura. La loro natura, il fatto è che siamo a un punto morto con un finale irrimediabile. Considerando che l'uomo è un animale razionale, io, in quanto commediografo, non posso permettere che un personaggio si comporti in scena in modo diverso che nella vita reale. Io, in quanto commediografo, vita reale, ma ti sei reso conto o no che noi non esistiamo nella vita reale, siamo dei personaggi di una commedia. Lo so, Diapede, siamo due personaggi in una commedia e presto vedremo la mia commedia, che altro non è che una commedia dentro una commedia, e loro ci stanno anche a guardare. Certo, non è così... eccezionalmente metafisico tutto questo. Non è soltanto metafisico, è stupido. È stupido? Preferesti forse essere uno di loro? Certamente no, ma li hai visti bene. E certo, allora andiamo avanti e guarda me che ti sto parlando. Vai. Avanti. Lo so, Diabete, il problema è il finale. È sempre il finale. Ehi voi laggiù, non avete mica qualche suggerimento da darci? Sì, e pianto al riparlare col pubblico, mi pento di averlo tirato in ballo. È bizzarro, vero? Siamo due greci antichi, siamo in Turchia. E stiamo per assistere a una commedia scritta da me, recitata da te. E loro, che vengono da Ulus, da Çankaya, forse anche da Istanbul o da qualche altro posto, ci stanno a guardare. Stanno a guardare noi che recitiamo in una commedia scritta da un altro. E se anche loro fossero personaggi di una commedia? E se qualcun altro li stesse guardando in questo preciso momento? Sì. Ovvero, se nulla di tutto questo esistesse e fossimo solo nel sogno di qualcuno.
O peggio ancora, se esistesse solo quel signore con la camicia bianca della terza fila. Ma è quello che sto dicendo io, Epatite, è quello che sto dicendo io. E se l'universo non fosse razionale, la gente non fosse come fosse, allora noi saremmo liberi, liberi di sceglierci il finale che più preferiamo e non dovremmo per forza conformarci a idee prestabilite scritte da altri. Mi segui? Assolutamente no. E voi lo seguite? Lo so, è difficile, è un attore. Pensate che mangia solo cibo greco e si fa venire dal suo paese fino anche all'acqua minerale. I personaggi, nella mia ipotesi, sarebbero pertanto liberi di scegliersi il ruolo che più preferiscono e non avrebbero caratteristiche predefinite. Io, per esempio, così, giusto per farti un piccolo esempio, non dovrei essere lo schiavo solo perché tu mi hai tratteggiato così. Potrei scegliere di essere, che so, l'eroe. Ma allora non c'è più la commedia. Non c'è più la commedia? Allora andrò a mangiare... al ristorante al Partenone, il nuovo ristorante di Aristocleto Canellopoulos, che è aperto da poco in Atene. Diabete, torna qui. È lo sponsor. Intendevo dire che quello che tu proponi è il caos. È caos. Senti questa, preparati. È caos la libertà? Che domanda difficile. Non me la sarei aspettata da uno come te. È caos la libertà? Lo so, voi siete venuti per divertirvi e questa è una domanda filosofica. Ma siamo ad un punto morto e ci serve un aiuto. Ed è mai possibile in platea che con tutte le lauree che si prendono al giorno d'oggi non ci sia nessuna laureata in filosofia, che so, una laurea breve, una specialista? E chi è quella? Va benissimo, può salire sul palcoscenico. Ma che diavolo stai facendo? Però guardate che non ho parlato niente. Poi, cioè, è passato un sacco di tempo e io sono andata a fare un'altra. Non si preoccupi, per come siamo conciati adesso, accettiamo qualsiasi cosa, con tutto il rispetto, ovviamente. Ma sono veramente incazzato! Ma cosa ti prende? Ma noi siamo nel bel mezzo di una commedia, guarda, di una commedia che è greca, classica. E lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Ma che? Sì, pure Renato Zero. Ma che fai? Ma ti metti a cantare adesso? Ma che cantare è quella che ha sbagliato? Lei chi è? Lei chi è? Spiegami, rispondimi seriamente! Vuoi che ti risponda seriamente? Benissimo. Fra mezz'ora avrà inizio il Festival del Dramma in Turchia ed io non ho ancora un finale per la mia commedia. Siamo ad un punto morto. Finora sono state poste parecchie questioni filosofiche. Noi esistiamo, loro esistono. Qual è la vera natura del carattere umano? Ci serve un aiuto. E poi, visto che anche l'occhio vuole la sua parte... È piacere, io mi chiamo Adriana Libretti. Ciao, io sono Epatite, lui è Diabete. Siamo i due greci. Invece io vengo da Milano. Falla uscire di scena! Ma lo sa che lei è molto seria? Ma che qualcuno mi spieghi che c'entra il fatto che quella è carina con la ricerca del finale della commedia? Grazie. Però la questione filosofica di base può essere ricondotta alla famosa asserzione dell'albero che cade e che fa rumore. Dunque, se un albero cade nella foresta, ma non c'è nessuno che lo sente, perché oggi come oggi chi è che vive nella foresta, diciamocelo, noi come sappiamo che ha fatto rumore? Come sappiamo? Rumore? Ma che ce ne frega dell'albero, la foresta, il rumore? Ma il mamazzù! Puoi venire adesso con me? Ma lasciala in pace! Ma vada i fatti tuoi! Ehi, Denis, puoi calare il sipario per 5 minuti? Restate pure seduti, sarò velocissimo! Ma è vergognoso, è assurdo! Come è vergognoso? Hai un'amica? Sì, sai, non mi sento tranquilla andare in giro da sola. Iper, puoi venire su un attimo? Guarda, sto mettendo su una cosa carina con un paio di greci. No. È timida. Qui abbiamo una commedia da fare. Sì, sì, sì. Andrò a raccontare tutto all'autore. Ma sono io l'autore. Intendo dire l'autore originale. Diabete, lascia stare. Penso che lei ci stia. Ma cosa vuol dire starci? Vuol dire che vorresti...
Cioè, scopate, la mette tutti questi, vi stanno a guardare! Ma no, ha già chiesto a Denise di calare il sipario. Poi penso che anche tra loro ci sia qualcuno che beh, almeno una volta ogni tanto lo faccia, no? Idiota, tu sei idiota. Prima di tutto, qui un sipario non c'è. È stato un nostro problema. Secondo, tu sei una finzione. Lei è italiana, pizza, pizza e mandolino. Come saranno i figli? Ma chi ha parlato di figli? Perché non vedi piuttosto di farmi la spalla? Che forse riusciremo a far salire qui su anche la sua amica. Ehi, Peck, parli italiano? Che ne diresti di un appuntamento con Diabete? È un bravo attore, ha una bella macchinona nera, una Jeep, un appartamento a Istanbul. Ce l'ha piccolino, è vero, ma ha fatto tanti caroselli in favore. Non ce l'ho piccolino! Però mi dispiace di darvi così tanto disturbo. Ma nessun disturbo, Adriana, è che forse abbiamo perso il contatto con la realtà. Ma chissà che cos'è veramente la realtà. Come hai ragione, Adriana. Quante volte la gente pensa di aver colto l'essenza della realtà e invece è solo l'essere del non essere in quanto identificazione del non essente in sé. Certo, come hai ragione. Io, per esempio, ho un desiderio di te che è certamente reale. Ma il sesso è reale? Ma anche se non lo fosse, sarebbe la cosa irreale più bella da farsi. Sì, non qui, non sta scritto così sulla mia parte. Ma io sono un personaggio di fantasia. Libera le tue fantasie. Dimmi, l'hai mai fatto prima d'ora con un personaggio immaginario? La volta che ci sono andata più vicino è stato con un ragioniere italiano che ho immaginato emigrato a New York. Pronto? Pronto, casa del signorale. Pronto, c'è il signorale, per favore? Chi parla, prego? Sono un personaggio della sua commedia. Un attimo. Signorale, c'è un personaggio immaginario al telefono. Ora vedremo che ne sarà di voi, piccioncini. Pronto? Pronto, dottor Allen? Sì. Salve, sono Diabete. Chi? Diabete. Diabete? Sì, un personaggio che lei ha creato. Ah sì, io ricordo, un greco, mi pare, un personaggio così mal riuscito, uno dei più giovani forse. Ricordo di averlo fatto piccolino, ma non è possibile, era quello di essere unidimensionale, sì, incapace di librarsi nell'empirio, quello per il maiuscolo intendo. Grazie tante, così tutti. Ma come è, ma mi metti adesso in scena. Infatti, documentatore, è proprio per questo che l'ho chiamata. Guardi, c'è un'intrusa in palcoscenico che non può saperne di andarsene via. Per di più è Patite, lo conosce Patite, e ci sbava dietro. Lo conosco, Diabete. Patite è un bel personaggio, a tratti anche autobiografico di lei. Ma parlare di una ragazza, dimmi piuttosto, che aspetto ha? Ma per essere carina è carina, sì, ma non c'entra niente con la commedia. Dico sì, ma è bella, alta, bionda, magra. Sì, è alta, capelli lunghi, rossi. Ma... E le gambe? Sì, belle gambe, ma... E il seno? Sembra bello, dovrei controllare. Bello. No? Tieni lì, arrivo subito. Ma come tieni lì, arrivo subito? È una studentessa di filosofia, non ha originalità speculativa, è il tipico prodotto da presalario. Devi proprio essere uno dei miei personaggi. Ricordo di aver usato la stessa battuta in... Prova c'è ancora sempre. Spero che allora la gente abbia riso perché qui veramente. Vado a lasciarci, fammi parlare con lei. Ma ora al telefono! Certo. Scusa, è Woody Allen al telefono, vorrebbe parlare con te. Con me? No, ma io non ci parlo con quello, Cioè, guarda, l'ho visto soltanto al cinema qualche volta perché avevo un ex ragazzo intellettuale che mi ci portava, ma... No, mandalo via, non ci parlo! Ma come non ci parlo? Ha scritto questa commedia, non ci parlo! È una commedia pretenziosa! Dottor Allen, sì. Commentatore, guardi, veramente non vorrebbe parlare con lei la ragazza, del resto l'ho detto, è il tipico prodotto da presalario. Asserirebbe peraltro che la commedia è pretenziosa. Mio Dio, non ci parlo, va bene. Tu piuttosto, fammi sapere come finire questa benedetta commedia. E guarda che essendo il mio personaggio, ti riterrò direttamente responsabile, chiaro? Ma come davvero responsabile mai? Scusate. Potrei avere una parte nella vostra commedia? Scusate, potrei avere una parte... Ma scusa, tu sei un'attrice o una ragazza che finge di essere un'attrice? No, è che... Cioè, io avrei sempre tanto voluto fare l'attrice fino da piccola, però sai... La mia mamma voleva che facessi l'infermiera e il mio papà voleva un buon matrimonio, allora... E cosa fai per vivere? E mi sono buttata nel business.
Lavoro in una fabbrica di piatti, cioè, sai i piatti dei ristoranti cinesi? Quelli che sono più profondi di come sembrano? Ecco, ho scoperto che hanno un procedimento speciale per farli, addirittura c'è una formula brevettata e non... Diabete! Trichinosi! 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 Ematite! Trichinosi! Trichinosi! Trichinosi, basta, Trichinosi, sono 3 ore che ci salutiamo, cioè non ci vediamo che da stamattina, cioè la prossima volta che ci incontriamo diamoci un preavviso, dimmi piuttosto che c'hai, che ti vedo un po' sottosopra. Si vede che hai l'occhio fino tu, che ne dica lo scrittore qui presente. E niente, è che stamani ero andato downtown. Che parole difficili, Trichinosi. Ho studiato la CEPO, scusate. Ero andato downtown giù in Acropoli e lì, ma così per caso, mi è capitato di incontrare Socrate. Tu sai com'è lui, filosofo, sapientone. Insomma, in ben che non si dica, mi sono trovato a instaurare una discussione esistenziale con lui. Sono piuttosto sconvolto. Mi ha dimostrato che io non esisto. Beh, capisco, deve essere tremendo, magari non per la moglie. Ma comunque, visto l'attività che c'hai, forse ci sono anche i lati positivi. Hai provato a dimostrare ai creditori che tu non esisti. Sì, sì, ho sentito dire che anche voi non vi trovate in un buon momento. Si dice in giro che abbiate bisogno di un finale per la vostra commedia. Deve essere stata quella ragazza. Io ho esattamente quello che fa per voi. Io ho il finale giusto per voi. Che cosa è il finale? Scusa, ma lei chi è? Piacere, mi chiamo Adriana Libretti. Di Milano 2, per caso? Sì, perché? Conosci Brambilla? Ma dai, sei amico di Riccardo Brambilla, il commercialista. Abbiamo lavorato insieme per il partito, ma non facciamo riferimento alla politica. Però penso che coincidenza. Io ho sentito a proposito dire in giro che tu hai avuto una relazione con l'assessore alle politiche sociali Gamberotti. Ma dai, si dice in giro così? Beh, quasi quasi lo uso come referenza. Che io volevo. Solo che, cioè, che lui non c'è stato, guarda, ho fatto di tutto, persino provato a farlo ubriacare, ma... Ma insomma, basta con Brambilla, Gamberetti, scopate, ubriacature. Ma mi sembra che hai chiesto di parlare di un finale. Bidacca. Adriana, sei più bella di quanto immaginassi, di come mi ti aveva descritto il Brambilla. Voglio andare a letto con te, subito. Ragazzi, questa deve essere la mia serata buona. Per piacere, sono vergine! Siete sicuri che questa è la mia battuta? Perché non mi viene tanto bene. Non è possibile, scusate. Per piacere, sono vergine. Guarda, è proprio questa la tua battuta. Sono mesi che proviamo, ma non le entro in testa. Vabbè, diciamo che lo consideriamo un riferimento zodiacale. Per piacere, sono... vergine! Ma insomma, basta con l'oroscopo! Trichinosi, dov'è quel maledetto finale? Sì. Ragazzo! E che diavolo è questo? Questo è il finale per la tua commedia! Ma non capisco! Questa macchina, che ho passato 6 mesi a disegnare a casa di una mia amica Aulus, la mia amica, questa macchina, dicevo, contiene la risposta. Ma non capisco io! Beh, la cosa non mi meraviglia. Interessante, vuoi spiegarmi i dettagli? Nella scena finale, avete capito a cosa mi riferisco, no? Nella scena finale, quando tutto ormai sembra perduto, quando Diabete, l'umile schiavo, dopo 1000 fatiche, dopo 1000 pericoli, è ormai in una situazione senza via d'uscita e sembra abbandonato dal fato e dagli dèi, senza speranza alcuna di salvezza. Io senza via d'uscita? Zeus, padre di tutti gli dèi, entra drammaticamente in scena e porta la salvezza ad un grato
ma impotente gruppo di mortali. Deus ex machina! Che bel nome per questo mio affare! Vabbè, oh, mica vendo olive, guarda che il mio ragazzo fa lavoro all'autorità per l'energia. Ma scusate, lo so che vi sorprenderà, non ho ancora capito. Aspetta di vedere come funziona questo affare. Io ci guadagnerò molto di soldi. Vi devo confessare che Sofocle ha già lasciato la caparra e Euripide ne vuole addirittura due. Ma tutto questo cambia il significato della commedia. Aspetta di vedere la dimostrazione. Trigomonas, metti le briglie volanti. Io? Fai quel che ti dico. Deficiente, voi vedrete che roba. Ma io c'ho paura di questa cosa qua. Sta scherzando. E dai che concludiamo l'affare. È troppo alta, non ce la faccio. E dai, imbecille, metti il costume di Zeus, è solo una dimostrazione. Ogni volta che devo lavorare per Trichinosi, devo sempre improvvisare. Lui alla fine ci guadagna, e in quanto a me va a finire che mi faccio male. Vado a telefonare al mio impresario. Ma Trichinosi, stai dunque dicendo che un dio arriva alla fine e salva tutto e tutti? Eh sì, è proprio questo il bello. Se riesco a ribeccare quel deficiente, rischi di farmi perdere l'affare. Mi piace, piacerà anche al pubblico, ne sono sicuro, perché è spettacolare. Ma sì, ha ragione, sembra... Sai quei film sulla Bibbia che fanno Hollywood? Ma se un dio esiste, l'uomo è responsabile di fronte a lui delle proprie azioni. Se poi lui arriva alla fine e salva tutto e tutti, se Dio perdona tutti i delitti dell'uomo, allora non c'è più coerenza con la premessa. Non va, è tutto da rifare. E tu ti lamenti ancora perché nessuno ti invita mai alle feste. Però, di contro, senza un Dio l'universo è senza senso. La vita è senza senso. Noi siamo senza senso. Ho un improvviso irrefrenabile desiderio di fare l'amore. Adesso non ho più voglia. Davvero? Magari c'è qualcuno col pubblico che piacerebbe farlo con me adesso. Scusate, non fa noce sul serio, non dice sul serio. Sono depresso. Ma cosa c'è che non va? Non so più se credere in Dio che arriva alla fine e salva tutto e tutti oppure no. Ma scusa, ma se Dio non esiste, chi ha creato l'universo? Non ne sono più sicuro. Non state a sentire, io qui stavo dicendo sul serio. Non ne sono più sicuro. Cosa vuol dire? Quando lo saprai? Insomma, c'è qualcuno per il pubblico che piacerebbe farlo con me adesso o no? Io, vengo io. Ma è possibile che siate tutti una massa di cianfroni? Già ce l'ho io con quella ragazza se nessun altro lo vuol fare. Davvero, signore? Ma che vi piglia a tutti quanti ritirarsi di fronte a una ragazza bella come lei? Ma che non ci sono uomini con il sangue nelle vene qui? Altro che il gruppo di persone di Ulus e di Ciancaia. Sembrate il classico pubblico di debosciati intellettualoidi newyorkesi che quel Giuliano mette nelle sue commedie. Non è vero che mi chiama Alvaro? Adesso vengo su e ci penso io. Si sente lei, voi stessi? Cos'è questa voce? Chi sei tu? Sono Giuliano, ho creato io questo pubblico, sono lo scrittore. Cosa vuoi dire? Ho scritto un gruppo di persone di Ulus e di Ciancaia. Viene al teatro a vedere una commedia. Ed eccoci qui. Vuoi dire che... anche loro sono fittizi, che non sono liberi di fare quello che vogliono. E loro credono di essere, ma alla fine fanno sempre quello che devono fare. Scusi, chi è lei? Com'è che si chiama? Come vuol dire? Allen? Scusi, sa, ma io non sono fittizia. Mi spiace, signora, ma lo è. No, mi chiamo Elisabetta e ho un figlio che va all'università e lavoro all'estero per mantenerlo, quindi si sta sbagliando. Ho creato anche suo figlio, è fittizio. Non solo è fittizio, ma è anche omosessuale. Ma stia zitto! Io sono fittizio. Adesso me ne vado e chiedo il rimborso del biglietto. Questa commedia è una schifezza. Anzi, non è affatto una commedia. Io se vado a teatro voglio vedere una bella storia, qualcosa con un inizio, un centro, una fine, un bel finale. Non certo questa cosa senza né capo né coda. Basta, me ne vado. Buonanotte. Ma ditemi, non è un mio personaggio. Mi è venuto proprio incazzatissimo. Poi però più tardi si sentirà in colpa e si sparerà. Più tardi ho detto. Ah, è stato troppo bene.
per dire che ci ho fatto provare tutto l'inverno questa parte. Fatene fuori da me. È terribile essere fittizio. Si è così limitati. Limitati dai punti del convidato. E voi avete la fortuna di essere dei personaggi di un diario. Pensate se fosse dei personaggi di quei commediografi da strapazzo. Non ci sto! Sono un uomo libero io! E non ho bisogno che un dio arrivi alla fine a salvare la mia commedia. Sono un bravo scrittore. Senti, vuoi vincere il Festival di Ankara o no? Sì! Voglio diventare immortale! Voglio che le future generazioni sappiano che io sono esistito! Voglio che le mie opere sopravvivano alle mie spoglie mortali. Non lasciatemi essere un'entità insignificante che vaga per l'eternità. Grazie, signori e signori. Sono lusingato della vostra scelta e accetto con onore questo Oscar. Vorrei con l'occasione... Si sarà sbagliata, Denise. Non importa quello che dicono, io sono vera. Veramente no. Ma penso quindi sono. Coito e ergo sum. Anzi, a proposito di coito, io sento che ho un orgasmo. Adesso? Sempre. Davvero? Beh, quando faccio l'amore è sempre. Davvero? Beh, molte volte. Sì. Almeno metà delle volte. No. Con certi uomini... È difficile. Vabbè, non necessariamente con l'amplesso. Vabbè, delle volte fingo, non voglio umiliare nessuno. Hai mai veramente avuto un orgasmo? No, veramente no. Lo vedi, il fatto è che nessuno di noi è vero. Ma se non siamo veri, non possiamo morire. Giusto, a meno che il coriografo non decida di farvi morire. E perché mai dovrebbe fare una simile villania? Estetica, e poi domani è un altro giorno. E tu chi sei? Sono Rossella O'Hara, ma mi puoi chiamare Miss O'Hara se preferisci. E voi vi prego, non alzatevi, sono solo di passaggio. Ma scusa, cosa ci fai qui? Cercavo un rifugio, camminando ho trovato questo vecchio teatro e non ho potuto fare a meno di entrare. In un istante ho rivisto i miei inizi teatrali prima di andare via col vento. Certo, il cinema porta successo, fama, celebrità, ma da allora sono chiusa per sempre in uno scenario di sudisti nordisti. La mia tenuta, i soprusi e le violenze della guerra. Anche se domani mi sembrava un altro giorno, in realtà sono sempre lì. Ecco, la verità è che sono scappata da un film che mi aveva imprigionata e vagando nelle tenebre ho visto la luce di questa sala prove, di questo teatro. Sono entrata e... ho sentito di nuovo l'odore delle vecchie tavole di legno del palcoscenico, la polvere dei camerini. Non ho potuto resistere. Eccomi, carissimi. Ma scusate, avete qualcosa da bere? Ho la gola secca improvvisamente. Ero stato al gabinetto. E mi scappava. Nel bel mezzo della commedia. Ma come commedia? Ma quale commedia? Ancora con questa commedia? Ma ti sei... Ma signora, gli spieghi a questo qui che siamo tutti limitati? E mi dia il bicchiere. Caro scrittore, temo purtroppo che sia fin troppo vero. Troppo vero e troppo spaventoso. Ed è proprio per questo che all'inizio decisi di lasciare il teatro e passare al cinema. Ma me ne pento. Oddio, come me ne pento. Il cinema è davvero solo finzione. Qui invece sul palcoscenico siete in diretto confronto con il pubblico ed è una sensazione indescrivibile, appagante. Per questo, amici, vorrei tanto restare con voi. Vi prego, datemi una parte. Fatemi calcare di nuovo le vecchie tavole di un teatro. E non mi importa se gli attori sono dei dilettanti.
Non mi importa neanche se lo scrittore è poco più di una mezza cassetta. Fatemi entrare in questa commedia. So che siete senza un finale, però lasciatemi provare, datemi una parte e lasciate che Zeus, giovane e bello, trionfi con i suoi fulmini. Ma questa l'hai trovata al gabinetto. Rachel, mi sono sbagliato. Siamo pronti per la dimostrazione. Una dimostrazione, che bello. La presentazione è dopo, adesso c'ho da fare. Pronti là fuori? Dunque, siamo alla fine della commedia. Tutto sembra ormai senza speranze per lo schiavo. Non ha via d'uscita. Prega, Diapede, di la tua battuta. Lo sapevo. Oh buon Dio, signore degli dei, oh grande Zeus, vieni dall'alto a salvare il tuo popolo di mortali grato e impotente. Vieni con i tuoi fulmini e le tue saette, oh grande Zeus. Andiamo ragazzi, che cavolo. Oh buon Dio, oh grande Zeus. È così religiosa, mistica, che brividi! Adriana, vieni qui. Andrò subito a riscrivere alcune scene, daremo una parte alla pazza, ma inserirò anche la tua parte. Ci sei, sei dentro ormai. Sì, sì, con calma. Andrò a riscrivere le scene. Va bene, allora l'affare è fatto. Vi affitterò la mia macchina divina per un tot all'ora. 30 dracme la prima ora, 28 la seconda. 25 quella a seguire secondo un piano di ammortamento quinquennale che vi farà rientrare comodamente nelle spese. Va bene, accetto tutto. Vado subito a riscrivere il finale. Tu però aspetta qui un attimino. Presentami la commedia, poi vieni di là per i dettagli dell'operazione. Ma mi raccomando, una presentazione da Hollywood e non dimenticare lo sponsor. Va bene, vai pure, ci penso io. Chiaramente questo ti costerà un extra. Gli affari sono affari. Vai con la musica, Denise! Signore e signori, gentile pubblico, buonasera e benvenuti al Festival del Dramma di Ankara! In scena sarà niente poco di meno che l'ultima commedia di Epatite da Rodi, un'opera dal titolo Lo schiavo. L'interprete, il famoso attore Diabete, nella parte dello schiavo, con Trigomonas, nella parte di Zeus. E niente poco di meno che Rossella O'Hara, nella parte della padrona. E Adriana Libretti, da Milano 2, nella parte della schiava intellettuale. Lo spettacolo vi è gentilmente offerto dal ristorante al Partenone di Aristocleteo Cannellopoulos. E non fate come Medusa. Non fatevi venire un diavolo per capello quando dovete cercare un posto per mangiare. Provate al ristorante al Partenone di Aristocleteo Cannellopoulos. E ricordate, è piaciuto a Omero e lui era cieco. Così appassionato.
così orgoglioso delle glorie della Grecia. Voglio dire, cosa ci faremo con un cavallo così enorme? Sì, è vero, vogliono darcelo gratis, ma chi lo vuole, chi lo vuole? Io l'ho visto anche da vicino. Non è neanche un bel cavallo, sembra, addirittura cavo. Filippide, Filippide. Eccomi. Dove è questo schiavo? Eccomi, padrona. Filippide, eccoti finalmente. C'è del lavoro da fare, c'è l'uva da raccogliere, c'è la mia biga da riparare, abbiamo bisogno dell'acqua del pozzo. E tu te ne stai a bighellonare. Ma padrona, io non bighellonavo, io stavo pensando. Uno schiavo che pensa. Ah, ah, buona questa. È vero. È vero, scusami, padrona. Va bene, tu e quella schiava intellettuale, quella che ho appena comprato alla fiera del libro, cominciate a pulire la casa. Ti ho detto che ho degli ospiti stasera. La schiava, quella appena arrivata, quella carina? Sì, quella che ho comprato la settimana scorsa, Imenea. Imenea? Mi avete chiamato, padrona? Sì, Imenea, tu e Filippide, cominciate a pulire la casa. Forza, in fretta. Povero Filippide, uno schiavo, come tutti gli schiavi, desiderava una sola cosa. Essere più alto. Essere libero. Ma io non voglio essere libero. No. No, io non voglio, io sono nato schiavo e morirò schiavo. So quel che si aspettano da me, mi curano, io non ho preoccupazioni. Buu. Ma che potete saperne voi, boys del coro dei piaceri della vita? Non parlo. Perché noi, Menea, il mio cuore è pieno d'amore per te. E come voi schiavi intellettuali amate dire, sei proprio buona. Perché non può funzionare tra di noi. Ma perché no? Perché a te piace essere schiavo, sì. Io lo odio. E io voglio la mia libertà. Guarda, voglio viaggiare, voglio scrivere libri, voglio vivere a Parigi. Voglio anche pubblicare una rivista femminista. Ma Menea, perché tante storie? Perché tante storie? Ma ti accorgi cosa succede nel mondo, la libertà? Pericolosa! Ma guarda, i governi cambiano ogni settimana. I politici si uccidono a vicenda. Se c'è una guerra, Imenea, secondo te, se c'è una guerra, dimmi chi pensi che verrà ucciso. Ma certo, la gente è libera. Non importa chi è al potere, la destra, la sinistra. Hanno sempre bisogno di qualcuno per i lavori pesanti. Non lo fare. Ma perché no? Perché finché sono schiava non potrò mai godere del sesso. Saresti disposta a fingere? Toglitelo dalla testa. E poi un giorno arrivano le barche. Salve, noi siamo le Parker, Wendy e Bob Parker. Ci tratteniamo da queste parti solo per un breve periodo, perché abbiamo la necessità di trovare qualcuno per recapitare un messaggio alla regina, un messaggio importante. Saresti tu disponibile? Un messaggio alla regina? Renderesti un gran servizio all'umanità. Davvero? Certo, ma devo tuttavia avvisarti che si tratta di una missione pericolosa e che, anche se sei uno schiavo, ti è concesso rinunciare, puoi dire di no. No, ma pensaci bene, avresti la possibilità di vedere il palazzo reale in tutto il suo splendore. E la ricompensa sarà la tua libertà. Mi piacerebbe tantissimo esservi d'aiuto, ma ho il bambino sul fuoco e l'arrosto che piange. Sentite, lasciate che lo faccia io. No, è troppo pericoloso per una donna. È velocissima quando corre. Filippide, come puoi rifiutarti? Quando sei vigliacchi certe cose vengono spontanee. Ti imploriamo, per piacere. È in questione il destino dell'umanità. Allora aumentiamo la ricompensa. La libertà per te è... per qualsiasi persona di tua scelta. Più un servizio di posate d'argento di 46 pezzi. Una missione pericolosa con la ricompensa della libertà personale? Mi viene la nausea. E dai, scemo! Porta questo messaggio alla regina. Ma perché non lo porti tu? Ma sai, noi partiamo per New York tra qualche ora. Filippide, hai detto di amarmi. Ma è vero, Menea. Andiamo, Filippide, la commedia sta impantanandosi. Decisioni. No, quelle budiale ce l'ho piccoli, io già lo so, già, no, mi dice queste cose cattive. Vuoi portare quel maledetto messaggio alla regina? E sbrigati, vogliamo andare tutti a casa.
Lo farò, ma solo perché Woody Allen in persona ha chiesto di farlo. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo anche tu. Avete sbagliato, commedia! E buona fortuna, Filippide. Certo che ne avrai bisogno. E cosa vuoi dire ne avrai bisogno? Bob è proprio un bulone. Chissà se ti ha detto tutta la verità. Quando saremo liberi, andremo a letto e forse, una volta tanto, mi piacerà. Finalmente, vai! Hai visto che poi al Duca piace a tutte? Ma tu sei lo scrittore, non puoi entrare... Ma non potevo resistere sempre con sta storia dell'essere intellettuali, e basta! Vai, o Filippide. Vado! Inizia il suo lungo viaggio per portare un messaggio importante alla regina. Sopra montagne profonde, attraverso valli altissime. A montagne altissime e valli profonde, ma ebatite, questo coro dove l'ha scelto? E cosa ti aspettavi? Ci siamo dovuti anche finanziare da soli. Sempre alla mercé delle furie. Ma quali furie? Le furie stanno cenando con le parche, sono andate alla Grande Muraglia, al ristorante cinese, quello dove brevettano i piatti di Menea. E meglio Sambuco e la Ciancaia. Ma c'è sempre una coda a Ciancaia. Sì, ma devi chiedere di lì. Lui di sicuro un posto me lo trova, ma bisogna dargli... Mancia! Ieri era uno schiavo povero e pidocchioso che non si era mai allontanato oltre i confini della proprietà della padrona. Oggi porto un messaggio alla regina in persona. Vedo il mondo, nuovi orizzonti mi si aprono innanzi, nuove possibilità umane mi si schiudono davanti. Presto sarò un uomo libero. Sento un bisogno irrefrenabile di vomitare. I giorni diventano settimane. Le settimane diventano mesi e ancora Filippide avanza senza sosta, a stento. Denis, basta con sto vento, hanno capito tutti che c'è della brezza qua sopra, basta. Povero Filippide, uomo mortale. Sono stanco, sono esausto, sono malato, la mia mano trema, intorno a me lutto e desolazione. Lutto e desolazione, guerra e miseria, morte e devastazione. L'esercito del nord, prevalentemente industriale, mandato a distruggere le piantagioni di cotone del sud, in gran parte agricolo. Il presidente Lincoln, i battelli a ruota sul fiume. Non poter attraversare il ghiaccio, signorina Leva, io non posso entrare con questa situazione, non ce la faccio proprio, come faccio a passare questo? Mi sono lasciato trasportare. Filippi, ma cosa diavolo stai facendo? Io che diavolo sto facendo? Sono 3 ore che giro col vento, con le cose. Ma dov'è il palazzo? Ma sei già nel palazzo! Vuoi smetterla di rovinare la mia commedia? Guardi, avanti, tocca a te. Tu, diavolo, tirati su. Ma costo freddo e costo vento, chi è che busta? Ma sto convento. Pardon, palazzo. Chi sei tu, straniero, che ti presenti senza destriero? Sono Filippide. Filippide? Dimmi, favella, se la questione non rompe il pazzo, qual buon vento ti porta a palazzo? A palazzo? Sono dunque arrivato nel palazzo. Certo, Villico, questo è il palazzo reale, di certo nel mondo antico senza uguale.
Guarda, è una costruzione perfetta, senza difetti. Marmi, tendaggi, costosi merletti e... Se ti interessa, il costo non è elevato. Anzi, se paghi in dracme, il fitto è bloccato. No, grazie, non mi interessa. Io porto un messaggio alla regina. Un messaggio alla regina? Ma come ti permetti, mente piccinina? Un messaggio, non un massaggio. Certo che pure questa guardia abbiamo rimediata bene. Se un messaggio alla regina vuoi portare, certo, o selvaggio, fra un po' ti farò entrare. E intanto che aspetti, se vuoi approfittare. Sei tutti. No, grazie, è troppo pericoloso. Mi aspettavo un bel affare e invece chi ti arriva? Un messaggero da aiutare e a guardarlo bene, forse anche da sfamare. E infatti, sono 3 giorni che cammino, ho finito l'acqua e avrei anche un po' di famina. Anche se tu hai un po' di famina, urge per me avvisare la regina. Ma non sarebbe meglio una pirzola prima? Ho capito. Va bene, intanto che avverto la regina, cercherò di procurarti una bistecchina. E per farti ben pingue, la vuoi ben cotta o al sangue? Ben cotta, grazie. Di una bistecca, di certo, un bel pezzo. E di contorno, tanto è compreso nel prezzo. Il contorno è compreso oggigiorno. E cosa c'è di contorno? Fammi pensare. Piselli per contorno e patate al forno. No, i piselli non mi sono mai piaciuti. Le patate, piuttosto, dopo le donne e la pizza, è la cosa che mi piace di più. Patate. E non è che per caso che dopo la buffet gradirebbe anche un dessert? Un racquet? Un caffè? Un caffè, non zuccherato, però la vita è già dolce. Ma non dimenticarti la regina che... Le barche... Fidipide, allora, ti è piaciuto il palazzo? Beh, niente male se non fosse per quella guardia che parla a rima. Dai, Wendy, riprendici insieme. Pensa come sarebbe bello avere una foto con lui. Ma credevo... Aspetta. Credevo andasse a New York. Ma dai, sai come sono le pacche? Non ci si può mai fidare, non te la prendere. Ehi, ma che bel fiore che abbiamo oggi. Non te la prendere, non ha resistito. Che cosa lo sai di piace fare scherzi alla gente? E voi deficienti sapevate che voleva prendermi in giro e non mi avete detto niente? È un burlone. Ma perché non mi avete avvertito? Non sono fatti nostri. Non sono fatti nostri, eh? La scorsa settimana, anzi l'altro ieri nella metropolitana, una donna è stata pugnalata e nello stesso vagone c'erano 16 dico, persone che guardavano senza intervenire. L'abbiamo letto nel giornale ed era nel tratto Taksim Levent. E certo, nel tratto Taksim Levent, è l'unico a Istanbul, quindi. Per cui, se una sola fra quelle 16 persone fosse intervenuta, avesse reagito, avesse mosso un dito, quella donna non sarebbe stata pugnalata. No, sarebbe ancora viva, sarebbe ancora fra noi, sarebbe ancora qui. Eccomi. Oh, caccia mia, state zitta. Io me ne stavo in metropolitana leggendo il Sabbat, tranquilla. Una donna che ha lavorato tutta una vita, ero lì che leggevo quando 6 teppisti, capelloni, di certo drogati, mi prendono e mi buttano per terra. Non era 6, era 3. Vabbè, 3, 6, che differenza fa? Avevano un coltello, volevano i soldi. Tutto qui, avresti dovuto darglieli subito. Ma glieli ho dati immediatamente. Mi hanno pugnalato lo stesso. Nelle città ormai è così. Gli dai i soldi e ti pugnalano lo stesso. Dappertutto, non solo nelle città. L'altro giorno stavo passeggiando per il centro di Atene. Ero con Socrate. Lo conosci, Socrate? A un certo punto, da dietro il rudere, ci balzano innanzi 2 giovani, dovevano essere di Sparta sicuramente. Avevano un coltello, o la borsa o la vita, ci fanno. E allora? Ero con Socrate, te l'ho detto, Socrate. E a un certo punto lui, con la sua logica incontrovertibile, ha dimostrato ai giovani che il male è solo ignoranza della verità. È incredibile quell'uomo, è un grande. Dimmi, e allora cosa è successo? I giovani penso abbiano capito. Gli hanno spaccato subito il naso.
Beh, io spero solo che il messaggio che porti alla regina contenga buone notizie. Anch'io lo spero per lei, in fondo c'è a me che mi... Ah, io lo spero per te. Cosa vuol dire lo spero per te? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire lo spero per te? La musica sta cambiando, le luci. Cosa succede se le notizie sono cattive? Nei tempi antichi, quando un messaggero portava un messaggio a palazzo, se le notizie erano buone, il messaggero riceveva una ricompensa. Biglietti gratis per un cinema di sé. Ma se le notizie erano cattive... Non dirmi, sto già male. La regina faceva uccidere il messaggero. E noi mica siamo nei tempi antichi, vero? Ma stolto, ma non lo vede dai vestiti che porti. Oddio, sto male. Patite, chi ha scritto questo finale? Dove sei? Se la regina era di buon umore, faceva decapitare il messaggero. Di buon umore ti decapita! Ma se le notizie erano particolarmente cattive... La regina faceva arrostire il messaggero. A fuoco lento! È tanto che non vengo arrostito a fuoco lento e non mi ricordo se mi piace o no. Hai la nostra parola, non ti piacerà. Come non mi piace? Dov'è Adriana? Dov'è Adriana? Se becco... È lontana mille miglia, non può aiutare. Ma come lontana mille miglia quella schiava intellettuale dei miei stivali? Adriana! Adriana! Rocky. Adriana, Rocky. È il cavo che gli va presto! No! Idiota, avete sbagliato con Maria! Adriana, dove sei? Sono qui, che cosa vuoi? Come sono qui? Ma vieni qua sopra, sono qua fino al collo per colpa tua. Se le notizie che porto sono cattive, io morirò. E vabbè, scusami, Filippide. Perché qui tu sei Filippide e io sono Imenea. Però senti, io cosa potevo saperne di storia antica? Ho studiato filosofia. E poi, insomma, lavoro in una fabbrica di piatti, Oh, Imenea, o mia Imenea. Le notizie che porto, se sono cattive, io morirò. Ma sì, ho sentito quando te l'ha detto. Ho sentito quando... Ma questa è la tua idea di libertà! Beh, a chi tocca, tocca, chi vince, chi tocca, e chi perde... Chi vince? Ma è questo che ti insegnano alla CEPU! Dai, ragazzo, non mi seccare! Ma come non mi seccare? Qui dentro io porto delle notizie. Se le notizie che porto qui dentro sono cattive, io morirò. Se le notizie che porto qui dentro sono... Se le notizie... Potrei controllare. Nessuno se ne accorge, loro non dicono niente. Lo guardo un attimo. E quest'anno nella categoria miglior sceneggiatura originale l'Oscar va a Epatite da Rodi. Grazie, grazie tanto. Voglio accettare questo ambitissimo premio e ringraziare l'impresario. Ho letto il messaggio sbagliato, ce ne sono due, uno scherzo delle parche. Sbrigati, la regina sta arrivando. Fai fretta, Filippi. Il messaggio è una parola sola. Sì? Come fate a indovinare? Cosa? Che il messaggio è sì. Allora, è una notizia buona o è una notizia cattiva? Sì, è una cosa positiva, affermativa, quindi chiaramente è una cosa buona, una buona notizia. Ma se la domanda fosse il re ha la sifilide? Capisco. Sua maestà la regina. Maestà, il re ha la sifilide? Chi ha ordinato questa bistecca? Io? Ma questi sono piselli. Avevo detto delle patate al forno e mi porta dei piselli. E vuol dire che sono finite. E vuol dire che andrò a mangiare... al ristorante al Partenone, di Aristocle Teocannellopoulos, ristorante da poco aperto in città. Il messaggio, lui ha il messaggio. Umile schiavo, hai forse tu un messaggio per me? Umile regina, sì, infatti. Bene, parla allora.
E non può dirmi prima la domanda? Prima il messaggio. No, tocca a te per prima. A te? No, a te. A te? A te. A te. Lascia che Filippide parli per primo. Lui. Sì. Come faccio? Sciocca, sei tu la regina. È vero, sono la regina. Umile schiavo, qual è il tuo messaggio? Il messaggio è ni. So. Forse. Il messaggio è forse. Forse. Tendo. Il messaggio, schiavo. Il messaggio è una parola sola, maestà. Una parola? Incredibile, vero? Pensate che per lo stesso prezzo, la diritta a 14 parole, gli è annullata una sola. Oggi come oggi, veramente questa inflazione... Una risposta di una parola per la mia domanda, a tutte le domande. C'è un Dio? Era quella la domanda, maestà. Quella è l'unica domanda. Allora, sono orgoglioso di poterti dire che la risposta è sì. Sì? Sì. Sì. E sì. So quello che stai pensando, una giusta ricompensa per il tuo messaggero fedele. Penso peraltro che la nostra libertà personale possa bastare. Se tuttavia tu vuoi dimostrare la magnanimità che ti contraddistingue nel mondo, ritengo che i brillanti siano sempre un regalo di buon gusto, unito magari a un gruzzoletto per la vecchiaia. Se c'è un Dio, allora l'uomo è responsabile di fronte a lui. Ed io sarò giudicata per i miei peccati. Scusi? I miei peccati, i miei delitti. Delitti orribilissimi. Il messaggio che tu mi porti mi condanna per l'eternità. Io ho detto sì, volevo dire no. Con tutta lealtà, maestà, il messaggio è sì. La peggiore notizia possibile. Maestà, ma io il messaggio non l'ho creato, l'ho solo trasmesso, come si trasmette la sifilide del re. Sarai squartato da 4 cavalli in d'oro. Ero sicuro che mi saresti venuta incontro. Ma no, ma lui è solo un messaggero, è uno schiavo, cioè non puoi farlo squartare dai cavalli indomiti. Poi scusa, di solito non li fai arrostire a fuoco lento? Sarebbe troppo mite per questo verme immondo. Maestà, ma quando le previsioni meteorologiche prevedono pioggia, fai uccidere il colonnello Bernacca? Sì. Ho a che fare con uno schizofrenico, aiuto! Prendetelo! Maestà, una parola a mia discolpa. Dimmi, favella. Questa è solo una commedia! Dicono tutti così. Datemi una spada. Voglio avere il piacere di massacrarlo personalmente. No, no! Ma perché mi sono lasciata coinvolgere in faccia a Marcella? Ma che dici? Non preoccuparti, sei giovane. Troverai qualcun altro. Però è vero. Muori! Oh, grande Zeus, signore degli dèi! Entra in scena con i tuoi fulmini e le tue saette e salva questo povero mortale confuso. Oh, buon Dio, oh grande Zeus! E ora muori! Oh, grande Zeus! Ma dove diavolo si è cacciato, Zeus? Per l'amor di Dio, andiamo con la macchina, si è bloccata. Oh, grande Zeus! Tutti gli uomini fanno la stessa fine. No! Non lascerò che lo pugnalino come hanno fatto con me sul metrò. Prendetela. Due volte nella stessa settimana. Oh, grande Zeus, oh, buon Dio! Cosa non va con la macchina? È sfasata. Se acchiappo quel furfante di Trichinosi, mi ha fregato. Dio stai bene? C'è un medico in sala? La macchina si è ingarbugliata. Povero Tricomonas. Dio è morto! Dio è morto e non aveva neanche l'assicurazione.
Filippide, vai avanti, improvvisa! Ma improvvisa cosa? Che il finale! Il pubblico ci sta guardando! Non possiamo finire così, ci vado di mezzo io! Se acchiappo quel furfante di Trichino! Ebbene, messaggero, vedi quello che hai combinato! Dammi la spada! Faccio il finale a modo mio! Ma cosa fai? Volevi uccidermi, eh? Imenea, vieni qua! Ma cosa diavolo stai facendo? Dio! Filippide, è banale, stai rovinando il finale! Cosa fai, Filippide? È la regina che dovrebbe uccidere te! E chi l'ha detto? Dove sta scritto? Dio è morto e quindi l'uomo è libero di scegliersi il finale che più preferisce. Io decido di uccidere la regina! Fermo! E basta, lasciami stare! Chiamerò il mio impresario, non so cosa fare. Lo schiavo decide di essere un eroe! Il finale non è questo! Su via, fate presto! Ti amo, Filippide! Però adesso non ho voglia. Le cose si mettono male. Noi non c'entriamo. Noi non abbiamo visto nulla. Fermi, ma dove state andando? Ma questa è una commedia serissima, con un finale. Se va a puttane, il finale non passa. La mia commedia, la mia commedia. Ma il teatro è divertimento, divertimento. E poi c'è anche un vecchio detto, anche se il tenesco, che il pubblico venga spesso. Se poi proprio volevate portare un messaggio alla regina, beh, potevate rivolgervi alla Ten Express. Fermi tutti, sono io il messaggero. Un telegramma per il pubblico e il messaggio dell'autore. Ma questo chi è, mo? Tanti auguri a te. No, deficiente, non è quello il messaggio. Mi dispiace, eccolo. Dio è morto, stop, arrangiatevi, stop. Ed è firmato il grande fratello. Ma com'è possibile? Certo, certo, tutto è possibile, sono un eroe adesso. Sento che sto per avere un orgasmo, sono sicuro, lo sento. Adriana Libretti, semistop, alias Imenea, semistop, può finalmente avere un orgasmo, stop, se vuole, stop. Stop, stop. Non c'è più realtà. Assolutamente non c'è più. La mia commedia, la mia commedia. Certo, in fondo era una buona commedia, Epatite. Mancava solo il finale. Ma alla fin fine, cosa significava? Niente, proprio niente. Ma stai parlando della commedia o solo del finale? Vuoto, senza senso. Cosa? Nel finale. Siamo sempre a discutere del finale. Ma perché è irrimediabilmente rimediabile? Te lo dico io come si fa quando si scrive una commedia, Epatite. L'importante è proprio il finale. L'importante è trovare un bel finale, d'effetto, vai ritroso e scrivi tutto il resto. Ed è per questo che mi è venuta una commedia senza inizio. È assurdo. Ma cos'è assurdo? Ma quello che dici è assurdo, Epati, te l'ho già detto e lo ripeto, ogni commedia ha un inizio, ha un centro, ha una fine e lo sai perché? Lo sai perché? Perché tutto in natura ha un inizio, ha un centro, ha una fine. E il cerchio allora?